Buongiorno ragazze, allora vestita e truccata come nel video precedente o quello prima ancora, non lo so, oggi ho tempo e quindi mi metto a registrare video che ho in arretrato da fare. Allora, un video che non faccio da tantissimo, tantissimo tempo, penso anni, senza il penso, proprio anni, è quello sui prodotti finiti per la casa. Ho accumulato una borsa di prodotti, bella grande, e non sono tantissime cose, è che le confezioni sono voluminose e siccome che non ho una casa grandissima, anzi, e voglio liberare e tenere ordinato, insomma, devo fare il video perché sennò non so più dove mettere nulla. Allora, io vado e pesco a caso. Piccola premessa, vedrete anche dei prodotti tradizionali, fra virgolette, quindi non attenti all'ambiente, prodotti classici, perché praticamente li avevo da finire, smaltiti quelli, ho ricomprato prodotti della stessa tipologia, però cercando ecco di stare attenta che siano il più verde possibile. Detto questo, vado, pesco a caso, come sempre. E che cosa pesco? Un ammorbidente della Chantecler linea verde, quindi quella teoricamente con inci con ingredienti migliori. Questo qui è l'ammorbidente Bebè Eco Morbidezza Ipoallergenico Igienizzante. Questo qui, preso da Tigotà, non costano tanto questi prodotti e li mettono spesso anche in offerta. Buono, mi è piaciuto, una buonissima profumazione molto delicata. Sì, sa proprio di prodotto per bambino, molto, molto buona, di pulito proprio, classica. Fa il suo, lascia i capi, i panni profumati, li ammorbidisce, quindi ottimo, insomma, ne basta poco, buonissimo. Poi un detersivo per la lavatrice, questo qui è quello della linea L'Albero Verde, ricarica lavatrice liquido con sapone vegetale, senza parabeni, coloranti, sbiancanti ottici, ftalati e glicoleteri, che non so che cosa siano. È certificato Ecolabel e è appunto testato su pelli sensibili, non so se l'ho già detto, comunque 28 lavaggi. Questa è la confezione ricarica, quindi quella con il 70% mi sembra, sì, di plastica in meno. Quindi insomma, ottima anche questa cosa. Mi è piaciuto, non che abbia un profumo. Non sa di nulla sostanzialmente, non è tanto profumato, però non è un problema perché poi io vado con l'ammorbidente, lavava bene. Ora ragazze, io i panni che metto in lavatrice, cioè sono i miei e quelli del mio ragazzo, quindi non è che siano sporchissimi, voglio dire, non ho bambini o non facciamo un lavoro proprio che ci porta a sporcarci molto, magari di grasso, di unto, eccetera. Quindi per noi va benissimo, insomma, su capi più sporchi o più difficili da trattare, non vi so dire. Per noi va più che bene, ecco, quindi questo mi è piaciuto. Ne basta anche di questo qui veramente poco. Io non abbondo mai né con l'ammorbidente né con il detersivo. Una volta sì, devo dire che una volta vabbè, utilizzavo prodotti classici e non stavo attenta. Adesso tendo a sprecare di meno, a utilizzare il giusto, quello che serve e niente, e se posso fare nel mio piccolo qualcosa per inquinare meno, non si è perfetti perché tutti facciamo vivendo, utilizziamo la macchina, tante tante cose, insomma, che magari è più difficile controllare anche e limitare. Se si può fare qualcosa, perché non farlo? Ecco, quindi io cerco, poi utilizzo anche prodotti classici, la candeggina comunque la utilizzo, ogni tanto l'ammoniaca, però non in eccesso e appunto non sempre, ecco. Questo è il mio pensiero, insomma, poi sapete che io sono per il vivi e lascia vivere, ognuno fa quello che vuole, giustamente con la propria casa, con i prodotti che va a comprare. Ok, detto ciò, andiamo avanti. E appunto, parlando di candeggina, ne ho due confezioni. Allora, una ce ne avevo proprio da finire pochissima e è questa qui Ace, doppia protezione, vabbè, candeggina, insomma, questa qui.
Io la candeggina la uso sostanzialmente per il bagno, quindi se devo igienizzare soprattutto il water, e poi anche perché purtroppo ho delle zone in casa che hanno problemi di muffa e utilizzo la candeggina. Ho anche i prodotti apposta per la muffa, però ogni tanto mi ritrovo a utilizzarla. E poi questa qui della Lindor candeggina classica che trovate da Tigotà, penso che sia la più economica, viene intorno ai 50 centesimi. Poi, buone insomma, candeggine. Andiamo con un detersivo per la lavatrice, anche questo qui è nulla di verde, è della General, Total più freschezza, elimina gli odori, freschezza di lunga durata, detersivo buono, faceva il suo, classico insomma, se non siete attente ecco a prendere prodotti verdi, perché no, non costa neanche tanto. Poi, per il water, l'ecologico professional certificato Ecolabel, appunto detergente disincrostante per la pulizia del WC. Questo qui che trovate da Tigotà, io l'avevo preso in offerta. Scusatemi, continuo a toccare i capelli, ma mi dà un fastidio. Vegan ok, appunto certificato Ecolabel, senza parabeni, 100% senza allergeni, testato al cromo, cobalto e nickel. Piaciuto, faceva il suo anche questo. Ecco, io contate che questo tipo di prodotto lo utilizzo non tutti i giorni, però un giorno sì, un giorno no, quindi non arrivo mai ad avere un water che schifo, in condizioni proprio pessime, però insomma puliva, ecco, lo lasciava pulito, non lo rovinava, buono, insomma, un buon prodotto. Devo dire che mi sono piaciuti praticamente tutti i prodotti che vado a mostrarvi. Poi questo qui scioglie calcare, ah no, sì, tranne uno. Smac Express, scioglie calcare, anche qua nulla di verde, l'ho sostituito con un prodotto che sto finendo, che invece è biologico. Buono per il prodotto che è, insomma, faceva il suo, andava a togliere il calcare, puliva il bagno, io lo utilizzo soprattutto per la vasca da bagno, il vetro che va, come si chiama? Tipo doccia per capirci, io ho doccia e vasca insieme. Toglieva appunto il calcare, buono, un buon prodotto, puliva, lasciava brillanti anche i sanitari. Poi il prodotto che in sé è un prodotto ottimo, sempre tradizionale, il Via Cal, famosissimo, sempre per il calcare, azione aceto, questo qui è la linea appunto all'aceto. Allora, io detesto, detesto l'odore di questo prodotto perché veramente mi dà la testa, cioè mi sento mancare quando lo utilizzo e quando io comunque pulisco il bagno, apro la finestra, quindi aria ne gira, insomma, ma lo trovo troppo, troppo forte, troppo chimico, mi dà proprio fastidio, non riesco a utilizzarlo, devo usare assolutamente i guanti, uso sempre i guanti quando mi ricordo, però quasi sempre per fare le pulizie, però con questo qui dovevo assolutamente perché seccava tantissimo le mani, ma soprattutto l'odore è una cosa che non ce la posso fare, mi dispiace. Per pulire fa, è buonissimo, fa quello che deve fare, ma no, l'odore no. Poi, invece, passando a un odore fantastico, è questo detergente concentrato per superfici e pavimenti che utilizzavo solo per il pavimento, ce l'ho ancora in utilizzo perché questa è una ricarica, della marca Inodorina, profumo legno di sandalo, pulisce a fondo, neutralizza gli odori e profuma a lungo. Questo prodotto qui, anche questo non è naturale, è fantastico. È una linea che trovate di solito nei negozi specifici che vendono prodotti per animali. Io ci lavoro, quindi l'ho comprato lì. E è buonissimo. Appunto, qua dice: detergente concentrato ideale per pulire in profondità e profumare a lungo gli ambienti abitati da animali domestici. È adatto a tutte le superfici, cucce, lettiere, gabbie e a tutti i tipi di pavimento. Utilizzo che ne ho fatto io. A seconda del tipo di pulizia e della profumazione desiderata, il prodotto va diluito in acqua in concentrazioni dall'1% al 10%. È fantastico, pulisce benissimo, va anche a sgrassare, a togliere appunto macchie di sporco, non lascia assolutamente aloni. La cosa fantastica è il profumo che dura tantissimo in casa, cioè
Io ho pulito i pavimenti la mattina, poi sono andata al lavoro, la sera sono tornata e ancora sentivo questo profumo. Ci sono diverse tipologie di varianti, insomma, di profumo. Questa al legno di sandalo è veramente, veramente buonissima, veramente buona. Va a togliere qualsiasi tipo di odore. Ora io ho due gatte, quindi non che abbia bisogno di chissà che pulizia profonda, perché comunque una è vecchietta e sta sempre in cuccia. L'altra è sempre in giro a spasso, fuori in giardino, quindi più di tanto non sporcano. Però, insomma, per chi magari ha gatti in casa che appunto non hanno la possibilità di uscire, cani, è un buon prodotto, assolutamente. Quindi anche questo qui, fantastico. In più ho pensato per ambienti con animali, quindi anche dove vivono animali e non gli fa male a loro, ecco. So che spesso detergenti o detersivi troppo aggressivi, magari utilizzati per il pavimento, creano problemi anche agli animali. Mi è successo qualche cliente, insomma, che me l'abbia detto, proprio irritazioni sui polpastrelli, ecco, sui cuscinetti. Quindi state attenti, insomma, anche per quello è una cosa in più. Comunque, buonissimo, buonissimo, e sicuramente lo riprenderò. Poi andiamo avanti con questo qui, che è un disinfettante spray della Bioform Plus, presidio medico chirurgico. Questo prodotto qui l'ho sostituito con un detergente multiuso adatto, insomma, un po' per tutte le superfici della Winnis, che è fantastico. Questo comunque rimane un buon prodotto. Ora, non penso di ricomprarlo proprio per il motivo che vi dicevo prima, perché non è un prodotto verde, però è veramente un buon prodotto. Igienizza, fa quello che deve fare, pulisce, ha un buonissimo profumo, se vi piace come tipologia di profumo di igienizzante proprio, di disinfettante che persiste anche in casa, vi dà proprio la sensazione di casa pulitissima e disinfettata quando lo utilizzate. È un buon prodotto, assolutamente, nulla da dire. Poi andiamo con questo, che è un detersivo per lana ai delicati della Green Emotion, ecologico, ipoallergenico con olio essenziale di rosa. Questo prodotto qui, buono, io non lo utilizzo tantissimo questo tipo di prodotto, soprattutto lo uso se lavo qualcosa a mano, sì, al volo, ecco, buono, però era delicato, puliva, faceva il suo, sì, un buon prodotto anche questo. Ho dei capelli terribili oggi, me li sento proprio. Li ho lavati ieri, ma tutti sti ricciolini qua. Vabbè. Poi utilizzato questo prodotto qui, che è un cura lavatrice due dosi della marca Sole, quindi anche qua non si tratta di prodotti naturali. 6 azioni: rimuove i cattivi odori, rimuove sporco e residui, efficacia testata, pulisce le pareti interne, protegge la lavatrice, extra freschezza. Questo prodotto qui erano due flaconcini. Dunque, io questi prodotti li utilizzo una volta ogni 2 mesi, così per fare proprio una pulizia un po' più profonda della lavatrice. Sì, mi sembrava avesse fatto il suo, insomma, ora non vi so dire, però non avevo chissà che problemi, con la lavatrice, però così ogni tanto mi va di farmi, insomma. Poi detersivo per i piatti, ne ho due dell'Albero Verde, ipoallergenico, testato su pelli sensibili. Questo qui è certificato Ecolabel. Questo qua al limone, tutti e due mi sono piaciuti, al limone e alla mandorla. Sono dei gel, né troppo liquidi né troppo densi e pastosi, delicatissimi sulle mani, lavano benissimo, sgrassano i piatti. Buoni, cioè veramente, anche se avete dei piatti un po' unti o delle padelle, insomma, particolarmente sporche, questi fanno il loro, veramente dei buoni, buoni, buoni detersivi. Poi ci siamo quasi. Questo sempre per i piatti della Winnis, la confezione è sporchissima, 2 litri di prodotto. No, scusate, vale come 2 litri perché è concentrato, ma è 1 litro, con materie prime di origine vegetale, da fonti rinnovabili completamente biodegradabili, al lime e fiori di mela. Questo prodotto è una ricarica, quindi anche qui abbiamo il 78% di plastica in meno. Lo rimetto nella borsa perché perde prodotto. E buonissimo anche questo qui, delicato, lavava bene, buona la profumazione, sgrassava quello che doveva sgrassare, quindi buono. E ultimo che vi faccio vedere è la confezione di questa carta igienica, che
riciclata della linea Grazie Natura, dovrebbe chiamarsi, quella con l'alberello, spero che si capisca. L'avevo trovata da Lidl in super offerta e quindi avevo fatto un po' di scorta. Una carta igienica morbidissima, buona, non si sfaldava, non si rompeva, ecco, buona. E finisco qua. Niente, io ho finito ragazze, se avete dei consigli ovviamente ci sentiamo nei commenti, fatemi sapere e vi mando un bacione al prossimo video. Ciao!